E bentornati in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Lecce. Scusate ragazzi se parlo un pochino più a bassa voce, ma come al solito mi riduco sempre all'ultimo momento. È mezzanotte, quindi non posso gridare, urlare più di tanto, anche se a casa non c'è nessuno, però comunque è sempre tardi, ai vicini potrebbero rompere le palle. Ma prima di cominciare con questo video, ragazzi, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. E ora possiamo partire con con il nostro proseguio di questa carriera, dove arriveremo ovviamente al mese di gennaio e possibilmente si potrebbe fare un pochino di mercato, si potrebbe fare, però, dovrebbe esserci qualche cessione prima di poter acquistare, perché siamo rimasti senza una lira, senza una lira. Però adesso c'è il Pisa con 11 punti. Poi, se non sbaglio, abbiamo anche la Coppa Italia in questo episodio, se non sbaglio. Allora, programma di crescita di Leverb ha raggiunto il massimo. Cambio di ruolo per Ferri. Per Ferri chi? Ah, Ferri da terzino, però mi guadagna un punto solo. Va bene, ci può stare, ci può stare. E poi abbiamo il programma di crescita di Lemmens ha raggiunto il cap. E poi abbiamo anche gli osservatori. Allora, Bairami, continua a valutare. L'altro Bairami, questo è calato parecchio, è calato. Quindi rifiuta giocatore. Lala, rifiuta. Berisha, assolutamente no. Brahimi, 575.000. Questo magari si potrebbe valutare, continuare a valutarlo. 500.000, valutiamolo di nuovo. Questo assolutamente no, e poi Exonaiga assolutamente no. Tutti i giocatori verranno seguiti da più vicino, perfetto. E invece Vitale ci ha portato Uber 550.000, continua a valutare. Sanchez 450, ah, questi li avevamo già lasciati a visionare. Bernard assolutamente no, Pelletier assolutamente no, Maurice assolutamente no, Moreau lasciamolo a visionare, Laurent assolutamente no, e Bernard lasciamolo a visionare. Bene, allora possiamo partire subito contro il Pisa. Io farei un po' di turnover in questa partita. Ed eccoci per questo Pisa. Vi dico adesso chi giocherà. Allora, sono Gallo, Baschirotto, Luperto e Malogusto. In difesa, a centrocampo abbiamo Svanberg, Miretti e Fagioli. In attacco abbiamo Aika. Abbiamo dall'altra parte poi Acosta e in attacco Pablito Rodriguez. E poi che mi sono portato, scusate, sono un po' fuso a quest'ora. E poi in panchina dovrei aver portato Costa, Banda, Samek in caso dovesse servirci. E poi Leverb, Umtiti e un terzino, non mi ricordo chi però, non mi ricordo chi, forse Gendré, forse Gendré. Allora, abbiamo Fagioli, la palla in mezzo per Gallo e poi Interviene a lottare il pallone. era buona, era buona, era buona. Fagioli, palla per Acosta, Miretti, Aika, col mancino, Insiste Aika. nella Col frazione. mancino, bravissimo. No, Controllo no, no, è Bairami. buona, è buona, è buona, è buona. E per Gallo, in mezzo, per Attenzione, qui c'è Acosta, un non ci credo, incrocio l'ha che può presa. essere Attenzione, passa in deviazione. Rete, il gol dell'1-0, eccolo. Ma ha vinto tutti i rimpalli. Ma ha vinto tutti i rimpalli. Ma già iniziamo così? Prima azione, subito al gol. Porca miseria. Porca miseria. Ma Questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta, non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato che... partire una botta imparabile per il Cioè, portiere. ragazzi, una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Ma che cavolo. Ed Segna ecco dunque Lucca. arrivato il primo Segna gol del Lucca gruppo al P Mazzeo. col Pisa. Va bene, parte in vantaggio questo Pisa con l'unica azione che hanno praticamente concluso. Incredibile, incredibile. Vabbè, lasciamo stare. Aika, Il possesso del Aika, Pisa, una buona mette al sequenza. centro.
Ermiretti, mannaggia. Vai fagioli. Vai fagioli. No, fagioli, mannaggia la miseria. Luperto. Fagioli. Fagioli. Aika. Aika, ti prego, Aika. Non ci credo, non ci credo, ragazzi, che sfiga. Noi comunque non stiamo molto lontani dalla vetta, eh. Non siamo molto lontani dalla vetta. Cioè, volendo, mantenendo comunque una striscia positiva di risultati, si potrebbe anche pensare non di lottare per, ovviamente, per il campionato, ma per impensierire chi sta più avanti di noi, eh. Potremmo mettere tanta difficoltà a chi c'è davanti. Ovviamente continuando così. Però se perdi col Pisa... Oh, che golazzo! Che golazzo! Proprio di prepotenza. Bravo Fagioli. Bravo Fagioli. Bel gol sotto il 7. È imparabile. È imprendibile per chiunque. Bravo Fagioli. Bravo, bravo, bravo. Bello, bello. Anche potente sto tiro. Certo, rischiare di perdere col Pisa fa un pochino ridere, fa un pochino ridere, però io mi aspetto di tutto ovviamente da questo FIFA, perché si sa, contro le ultime è sempre difficile giocare, io non capisco perché, è proprio strano, però vabbè, primo tempo che comunque, al di là del gol, abbiamo comunque fatto tante azioni, che fallo è? Bravo Aika, bravissimo Aika, bravissimo Aika, bravissimo. Era quello che volevo. Era difficile che la passasse liscia, Pier. Anche in diretta si era visto chiaramente. Viene chiuso. Acosta, è velocissimo. Acosta, è velocissimo. Nessuno che lo segue però, eh. Pablito. Fagioli. Fagioli! Madonna. E no, lasciamolo Aika che secondo me può fare di più. Il gol lo fa. Io ne sono sicuro, ragazzi. Oggi lo farà il gol. È veramente incredibile. L'ho detto, ragazzi. Ve l'ho detto che Aika oggi non fa gol. Ve l'ho detto. Ma lo sapevo, cioè Non avevo dubbi. Ciao Aika. C'è Costa. Madonna, perché ho caricato tutto. Baschirotto, non andare via. Attenzione, pericolo. Il riflesso del portiere. La parata. Fammelo vedere. Cioè il replay, dico, fammelo vedere, ovviamente. Sempre Bandà. Bandà. Appena entrato è Bandà. Bandà, attenzione. Ragazzi, è appena entrato Bandà. Grande, l'assist vincente per Pablito Rodriguez, che non sbaglia l'appuntamento, non manca l'appuntamento con il gol, ed il momentaneo vantaggio si è arrischiato con questo Pisa, eh. Si è arrischiato, entra anche Samek, anzi facciamo tutti gli altri cambi, va bene Samek, va bene, l'ha tenuta quel tanto che bastava per vincere la partita, madonna. Bene, 2-1, vittoria di misura, ma vittoria importante, che ci regala altri 3 punti, e direi che posso essere contento, anche se la partita non è stata delle migliori, eh. Perfetto ragazzi, perfetto direi, Fagioli richiamato dal... Luperto richiamato? Ma perché... Ma perché? Perché questa cosa? Perché? Ma perché? Li ho fatti giocare! Ma stiamo scherzando! Ho bisogno di giocare più spesso! Il tuo posto di squadra non è a rischio! Ma perché? Ma li ho fatti giocare!
No, ragazzi, dai, ma perché queste stronzate? No, e dobbiamo andare a riprenderceli, dobbiamo andare a riprenderli. Allora, ragazzi, Fagioli, non possiamo più riprenderlo in prestito perché la durata del contratto è troppo breve per permettere al giocatore di partire in prestito. Ma vaffanculo, quindi dobbiamo aspettare la risposta solo di Luperto. Perché lui, cioè il Napoli ha accettato il prestito di Luperto. E adesso bisogna aspettare che sia lui ad accettare. Certo che è una bella inculata questa, però, eh. È una bella inculata questa. Mannaggia. Non ci voleva. Vabbè, allora, offerta di trasferimento per il maestro Puk, il Barcellona. Vabbè, dobbiamo darlo allora. Una cessione ci potrebbe stare, 8 milioni e 9 potevamo chiedere, chiediamo 8 milioni e 9 e magari con il gruzzoletto che riusciamo a sì, vabbè, come 6 milioni e 6, 8 milioni e 9, 8 milioni, 8 milioni e 8 per me va bene anche, eh. Ma la cifra delle richieste è troppo alta. Ma se me l'ha detto palesemente che posso chiedere fino a 8 milioni e 9. Il Vitoria se ne può continuare a stare dove sta. Gendré non parte, Gendré resta a casa. Peccato però, peccato per Fagioli, io non capisco perché l'abbiano richiamato. Cioè, ha giocato veramente tante partite. Ha veramente giocato tante partite. Veramente tante. Vabbè, abbiamo quindi ripreso in prestito Sebastiano Luperto e per un diritto di riscatto fissato a 5 milioni e 6, se non sbaglio, 5 milioni e 5, una cosa del genere. Sì, preso in prestito Luperto, questo già lo sapevamo, già lo sapevamo. Allora, ci giochiamo l'Udinese adesso, 30 punti loro, 37 noi siamo sesti. Siamo sesti, siamo vicinissimi al Napoli, siamo vicinissimi al Bologna e stiamo facendo un bel campionato quest'anno. Vabbè, andiamo a giocarci questo Udinese, ma è sul nostro cammino ci troviamo l'Udinese. Udinese che, se non sbaglio, l'anno scorso, nella stagione scorsa, non ci ha. No, era proprio l'Udinese quella che ci aveva dato problemi, che era arrivata tipo. Insomma, come sta il Bologna adesso? E intanto e continua a giocare bene questo Udinese con subito una partenza a razzo, ma c'è Balde sulla fascia che non mi fa vedere niente, però quella cosa con i nomi, eh. Però ancora Balde resiste, ancora Balde resiste per Costa. E Dreyer arriva e spacca la porta per l'1-0 giallo-rosso, per l'1-0 giallo-rosso. Bravi, bravi tutti, bravo Balde, il gol credo che sia merito suo. Credo che si possa dare ogni merito a Balde. Si è fatta una cavalcata da area ad area che ne ricordo poche di questo tipo, ne ricordo poche, ne ricordo poche. Quindi bravo Dreyer che si è avventato sul pallone, ma bravissimo Balde a farsi tutta quella corsa. Oh, ma questi, guarda come giocano! C'è questo che fa la corsa sulla fascia, che è una belva, una bestia. E il passaggio gli arriva sempre bello, eh? Cioè, se questo non fosse stato fuori gioco, sarebbe arrivato da solo in porta come a prima, eh? E se prima Adam è stato bravo a prenderla, adesso non so su questa se sarebbe stato altrettanto bravo. Quindi diciamo che il rischio c'è, eh. I rischi ce li prendiamo comunque. Bravo. Balde vuole fare tutto da solo, Balde, e poi vede Samek. E che dire. Ormai non dico più niente. Da ora in poi, quando segnerà Samek o quando farà qualcosa di buono Samek, non dirò più nulla. Non dirò più nulla perché non voglio essere sempre ripetuto. Samek, Madonna, Samek, ma che forte sto giocatore, ma come fa ad essere così forte? Io non lo so. Io non lo so, io non lo so. È cresciuto tantissimo. Non è quello che è cresciuto di più rispetto all'inizio, ovviamente. È quello che è cresciuto di più in prestazioni, non so, in tutto, in tutto, in tutto.
È veramente incredibile, veramente incredibile. Bravo Costa. Bandà, Bandà, Bandà. 3-0. 3-0. Questa non è l'Udinese dell'anno scorso. Questa non è l'Udinese dell'anno scorso. È il balletto addirittura. Che belli. Sembra fatta apposta. Sembra fatta apposta, diciamo, il misto cromatico che c'era lì in mezzo. Sembrava fatta apposta. Che bel tiro, che bel tiro. Bravo, 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 bravo Bandà, bravo Bandà. Anche lui è cresciuto, eh. Cresciuto sotto l'ala di Oden la scorsa stagione. Questa stagione è diventato decisivo. È diventato veramente decisivo. Finisce qua questo primo tempo. Finisce qua questo primo tempo. 3-0 secco, netto, incredibile, rotondo. Con quella Juve che non posso vederla, no, io non posso, io non capisco perché l'abbiano richiamato dal prestito. Non ha senso. Non ha senso che abbiano richiamato Fagioli dal prestito. L'ho fatto giocare, gli ho fatto fare un sacco di partite. Gli ho fatto fare. Buono il pallone recuperato. No, richiamato. Ha giocato poco, ha giocato poco. Mi spiace. Bravo. Vai Samek. C'è spazio per lui. No! Che parata Silvestri, che parata. Che parata. Ancora Silvestri. Ancora Silvestri. Ancora Silvestri. Samek di nuovo, questa volta più lunga per Baschirotto. Di nuovo Silvestri. Di nuovo Silvestri. Di nuovo Silvestri. Dall'altra parte con Dreyer. Dreyer, la palla è per Bandà. Mannaggia la miseria. Lascia scavalcare la difesa. Bella stazione, bellissima. Bandà, Bandà, Bandà per la doppietta personale. Bandà, 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 incredibile, solo lui. Bravissimo, bravissimo. Una bella azione, una bella azione. Samek per Costa, Costa per Hjulmand, Hjulmand di prima per Bandà. Bandà non deve far altro che stoppare. Orientare il pallone verso la porta, rincorrere, prendersi tutto il tempo che voleva. Avrebbe potuto anche bersi un ginseng se solo volesse, se lo avesse voluto, e tirare e andare al gol. Bella sta. Bravissimo Titi. Bravo Samek. Dreyer per Bandà, vi facciamo fare la tripletta. Dreyer, figlio mio. Guarda Samek. Nessun dubbio, rigore per l'Udinese. Volevo spazzare in realtà, però mi ha preso il comando della scivolata, non so perché. Non so perché, vabbè. Non facciamoci. Bistrovic. È entrato Bistrovic. È entrato Bistrovic. Adam, incredibile. Incredibile, bravo Adam. Portiere chiamato in causa qui. Ma che cazzarola di parata è? Che cazzarola di parata ha fatto? Che culo. Se posso, eh. Se posso. Corner in aria. Occhio perché non è finita. Ci mette il corpo, intervento decisivo. Oh, ma finisce sta partita? Dai, manca poco, dai. Manca poco. Guarda la palla come fai in aria, in aria. Finisce, finisce 4-0. Anche questa partita da 3 punti. È incredibile. Stiamo facendo un sacco di punti, ragazzi. Stiamo facendo un sacco, un sacco, un sacco di punti. Eccomi, ragazzi. Sono tornato per questa partita contro il Genoa di Coppa Italia. Ora è mattina e ci giochiamo appunto questa partita. Ma non avete visto cos'è successo dopo la fine della scorsa partita? Anche Miretti è stato richiamato. Anche Miretti è stato richiamato. Io ho provato a rifare la richiesta di prestito. Anzi, in realtà ho provato a comprarlo, però ci è andata un pochino male, ci è andata un pochino male, quindi aspetteremo una settimana di gioco e proveremo a prenderlo di nuovo in prestito, perché ragazzi stiamo messi malissimo, siamo messi
Malissimo, ma andiamo a giocarci questa partita. Joel Persson vuole giocare e io a questo punto quasi quasi direi abbiamo fatto 30, facciamo 31, facciamo giocare anche lui, facciamo giocare anche Uxio Acosta e a centrocampo ragazzi abbiamo praticamente solo Samek e Gonzalez, praticamente. E c'è rimasto Helgason, ma... Beh, io la vedrei un po' difficile così. Se la devono giocare, se la devono giocare finché non prendiamo un sostituto. Allora, la Coppa Italia, questa Coppa Italia, non è che mi interessi più di tanto, quindi se dovessimo perderla, in realtà non è che mi dispiacerebbe poi così, così tanto, però avanzare comunque in Coppa Italia ci porta un po' di soldi. Pochissimi in realtà, ma veramente pochi. Però magari se riusciamo ad arrivare in finale e a vincerla sarebbe tanto di guadagnato. Altrimenti preferisco fermarmi subito qui. Però per arrivare in finale queste ce le dobbiamo giocare e le dobbiamo vincere tutte. Altrimenti dici come ci arrivi in finale se non vinci, se non giochi. Lo so, è quello il problema. È che non voglio che siano partite sprecate, visto che comunque non è che stiamo proprio messi benissimo in fatto di rosa a centrocampo soprattutto. Non abbiamo abbastanza numeri per poterci giocare le partite, per poter far rifiatare i nostri centrocampisti. È un po' difficile, è un po' difficile, lo so. Che azione però, che costruzione. Però arriva sempre il gol Samek. Io non capisco perché. Non capisco perché. Non me ne capacito. Ah, però è una bella azione, tutta bella di passaggi. Bella. Potenza, precisione. Tra l'altro i centrocampisti, che sono quelli più stanchi, hanno concluso l'azione. Hanno fatto tutti i passaggi. Gonzalez, Samek e Hjulmand. Può riportarla in parità. Hanno annullato il vantaggio degli avversari. Porca miseria. Cercato di fare quanti più falli possibile. Anche qui c'era il rigore, però. Non hanno fermato l'azione. Non siamo riusciti a fermare l'azione. 1-1 Genoa. Che segna con Gudmundsson. E vabbè, ci sta. Ecco, arriva l'altro, tranquilli, Era prevedibile. Lo sapevo. E guarda, le abbiamo stoppata precisa in modo che lui potesse arrivare al tiro in totale tranquillità, in totale sicurezza. Che bello. Però ve l'ho detto, alla fine se perdiamo non è che mi interessa più di tanto, nel senso... Fa comunque un po', diciamo, rabbia perdere, però alla fine ci può stare. Così almeno pensiamo solo al campionato. Uxio non perdona. E io lo sapevo che doveva giocarsela Uxio oggi. Lo sapevo. Nonostante le bellissime prestazioni che ci sta dando Bandà, me la sentivo di far giocare Uxio. E non ha disatteso le mie. Non le ha disattese, insomma. Gonzalez per Uxio Acosta, che è da solo. Uxio, Dino Luca, mette la mano in faccia per non guardare. E Uxio segna questa bellissima doppietta che ci porta in vantaggio. Signor Uxio, che giocatore, si fa tutto il centrocampo. Un colpo che non si vede spesso, cioè si fa tutto dal centrocampo, tutta la metà campo avversaria si fa
E arriva il gol. Bravo Uxio. Bravo Uxio. Finisce qui il primo tempo, squadre che rientrano. Ma Persson ha toccato palla? Che ricordi no, che ricordi no. Bella, bella, bella. Un bel primo tempo, a parte i due gol che abbiamo preso molto brutti. Stiamo comunque facendo una bella partita. Comunque anche quest'anno c'è lo stesso problema che ho ritrovato l'anno scorso praticamente. Che una parte di campionato è difficile e l'altra parte di campionato diventa, non so, molto più semplice e si fanno tantissimi punti. Io non cioè come cazzo li programmano i videogiochi? Non lo capisco. Nel senso, come fanno a programmarli così male? Facci vedere, Persson. Facci vedere, Persson! Non ci credo, Uxio! Sono tre? Però un bel tiro di Persson. Un bel tiro di Persson. Peccato che si è stampato su traversa e palo. Però arriva Uxio di testa. E anticipa anche il difensore. Tripletta di Uxio. Tripletta di Uxio. Bravissimo Adam. Non mi aspettavo né che la prendesse né che la bloccasse. Bravissimo. L'hai visto. Anche se non era per lui. Anche se non era per lui. Ma va benissimo. Ma mi va benissimo. Di nuovo per Uxio. Effetto che gli dà. Dicevo, con quell'effetto che gli dà in aria, è proprio... che figata. Luperto appena entrato, di nuovo angolo. Altro giro dalla bandierina. Altro giro, altra corsa. Dentro c'è Persson. C'è la miseria, Persson. Mannaggia, lui vuole fare solo i gol difficili, vuole fare come il tiro di prima. Non gli piace segnare da vicino, è troppo semplice, Dreyer da solo. Non sono riuscito a tirare. Ci ha messo un po' troppo. Oh, lo fermiamo? Bravi, va bene. Uxio, bravissimo Uxio. Di nuovo per Samek. E so 5 a questo Genoa. Sono 5 a questo Genoa. 5-2, partita perfetta. Se non fosse per, veramente, se non fosse stato per i due gol che abbiamo subito, sarebbe stata partita perfetta. Abbiamo fatto delle belle azioni, dei bei gol. Bravo Uxio, tripletta, mamma mia. Che giocatore. E continuano le nostre belle prestazioni, ragazzi. Belle partite ci stanno uscendo. Bravo. Ottimo lavoro, Persson. Ottimo lavoro. Magari si giocherà anche la prossima di... Non di campionato, ovviamente, ma di Coppa Italia. Allora, vediamo se è passata una settimana. Intanto Ferri è stato richiesto dallo Sligo Rovers in prestito e anche Gonzalez, ma Gonzalez assolutamente no. Ferri sì. Delega, sì, tenetevelo, grazie. Allora, niente da fare, per Miretti bisogna aspettare ancora. E niente ragazzi, quindi io vi do appuntamento ad un prossimo video, e intanto calendario alla mano come sempre, e ci aspettano Milan, Cremonese e la Coppa contro l'Inter. Ma che turno è? Vorrei capire che turno è qui. Ah, gli ottavi di finale subito, dove? Lazio Ternana, Napoli Sassuolo, Atalanta Bari, Milan Cremonese, Juventus Como, Udinese Ascoli e Roma Venezia. Detto questo ragazzi, vi do appuntamento ad un prossimo video, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ragazzi.